Oggi location diversa, chissà quale sarà. E poi guardate chi c'è. Sì, è Ricky, ma non solo. Oh. Effetto surprise. Sull'attenti. Sì. Adesso vi presento la piccola Alessandra che fa la nanna. Dopo tanta fatica. È stata bravissima. Ha fatto un parto lampo. Nonostante in 20 minuti ha partorito, vi dico solo questo. Non lo ricordo. Sono stati 20 minuti più lunghi della nostra vita, ma sono stati più belli. È vero. Sono momenti unici. Quando è nata era lunga 53 cm, cioè il bicarbonato di sodio, e pesava. Non diciamo quanto pesava. La nostra vitellina. La vitellona. 3 kg 6,40. Pensate a farla uscire. Ha preso da mamma e papà. Sì. È e mangione. Gli piaceva da morire mangiare. Gli piaceva, gli piace. E ora che è fuori dalla panza. Ancora di più. Gli piace ancora di più mangiare. E mi deve dare retta e piazzarsi un po' giù. È stata bravissima, davvero bravissima. Anche lui. Io l'ho fatto. Lui mi è sempre stato vicino, non mi ha mai lasciata, anche in contesti dove c'era da scappare, ve lo assicuro. E beh, mi ha lasciata un attimo la mano. E mai lo farò. Oh. Amore di mamma, qui c'è l'amore di mamma. Cucciola. Appena tornati a casa, non mi sembra vero. E anche la casa non mi sembra neanche mia. Non lo so, vedo tutto diverso. Finalmente a casa. Home sweet home. La mia cucciola. Papà all'opera. Che mentre Ale dorme monta la sdraietta. Anche questa. Vieni qua. Allora. Vuoi vedere la sdraietta che hai montato? Che ho montato, che abbiamo montato. Guarda che bello. Guardate. Wow. Ma la parte più bella di tutte, sapete qual è? Sì, non guardate che c'è un po' di casotto che ancora dobbiamo con sistemare. Peluscini. Con i? Peluscini. Con i? Peluscini. Peluscini. Mettiamo i peluche carini che sono. Okay. La sveglietta della nonna, i due gufetti. Buongiorno a tutti, la mia cucciolina. Buongiorno, finalmente riesco a fare un pezzettino di vlog, scusate la faccia,
sto ancora accusando i colpi di questo parto, sono ancora un po' dolorante, però ci tenevo a, insomma, portare avanti questo vlog ricordo che sto cercando di fare di questo bellissimo periodo che ci sta riempiendo il cuore veramente. Ho delle cosine da mostrarvi che mi sono arrivate come regalo sia mentre ero ricoverata e anche alcune cose dopo, quindi insomma vi faccio vedere qualcosa in più. Parto con questa sacchettina con scritto Bambinopoli e è proprio in plastica, proprio la cernierina, molto carina. E, scusate se parlo piano, ma Alessandra dorme, io spero di riuscire con una mano sola, mannaggia. Ok, e questo è un cadeau, diciamo, un piccolo dono che mi hanno fatto in ospedale il giorno della dimissione. Io, ragazzi, mi sono trovata da Dio in questo ospedale, ma vi farò poi un video sul mio parto e vi racconterò tutto bene. E dentro ci sono dei pensierini, ci sono un kit di pannolini, questi qua della Crescendo Coop, eccoli qua, per 3-6 kg, quindi da usare subito. Poi ci sono dei depliant da leggere, uno sconto, mi pare, di chiavi. Sì, uno sconto di chiavi, dei depliant da leggere, un pacchettino di salviettine Fissan. Queste qua da 10 da mettere magari nella borsetta per quando si esce tutti insieme. E un paio di coppettine assorbilatte che sono sempre super utili a me che sto allattando al seno, appunto. E dopo vado a insomma sistemare tutto. Poi abbiamo ricevuto questa tutina carinissima, veramente molto molto carina, con questa coccinellina portafortuna con scritto I'm your lucky charms, quindi sono il tuo charms portafortuna, con tutta la gambina piena di fiorellini, insomma molto primaverile, veramente veramente carina. Poi sembra che ha le scarpette, no? Il piedino fatto così, molto bella. E niente, quindi questa. Poi questo era un cucciotto che era dentro la rivista Io e il mio bambino, che mi hanno regalato Riccardo e Federico quando sono venuti a trovarmi. Devo ancora leggerla perché praticamente me l'ha regalata la sera prima della dimissione, quindi volevo leggerla al mattino dopo, ma con mia piacevole sorpresa non ci sono riuscita, meno male, e quindi la leggerò poi a casa. Poi la mia migliore amica mi ha regalato questa busta che vedete qui, con questo massaggio gengive in gomma da 0 mesi, però glielo darò tra un pochino perché insomma non credo lo utilizzerebbe adesso ancora, però in caso proverò, non lo so. Molto molto carino, non vedo la rosa ovviamente. Poi mi ha preso una pasta Fissan per il culetto per irritazioni da pannolino, e poi mi ha preso, aspettate che è un po' complicato, questo splendido carion, proprio carino carino carino, guardate, fa sia la luce che la musichina, è veramente veramente bello, l'abbiamo già acceso e fa una musica molto rilassante, piacevole, e poi la luce. Adesso la vedete poco perché è una luce molto soffusa ovviamente per la nanna, però vedete, è molto delicata, parte da piano e diventa un po' più forte, poi si può spegnere. Molto molto bello, non vedo l'ora di montarglielo appena ho la culla sua, perché al momento è ancora nella navicella. E niente, quindi questo è quello che abbiamo ricevuto. E poi c'è ancora un carion che al momento è di là e Alessandra sta dormendo, quindi insomma
ve lo farò vedere dopo. Ha suonato il fioraio, ragazze. Guardate che belle. Ve lo faccio vedere. Non sono capace tanto di usare lo zoom, quindi mi avvicino. No, sì. Belle. Non me l'aspettavo. Oh, che carini, grazie. Adesso dobbiamo trovare un vaso, amore, alla ricerca di un vasone. Alla ricerca del vaso per tutto. Allora l'ho addormentata e stamattina è venuta a trovarci la mia amica Silvia, ci ha portato un altro pensierino, ci aveva già portato un vestitino per Ale e un completino per Fede, se ricordate, e oggi ci ha portato questo qui, ve lo faccio vedere un attimo, veramente carino, di non fare troppo rumore. Praticamente è un sonaglino a forma di coniglietto, troppo simpatico, carino, e insomma ci ha fatto tanto piacere vederla, è passata a vedere la bimba, visto che ci eravamo viste che avevo un pancione enorme, è passata a trovarci, e Riccardo è andato anche a fare la spesa, quindi adesso mi diletterò a fare un video spesa dopo un po' di tempo. E qua ci sono i fiori che mi sono arrivati ieri, cioè, guardate che belli, sono veramente bellissimi. E niente, quindi ora vado a fare il video spesa, ci vediamo dopo. Buongiorno! Allora! prima passeggiatina con Ale, siamo andati a fare la visita, tutto bene, cresce bene, e guardatela lì, dove sei? Che fa la nanna col suo cappellino tutto stellato. Poi qua c'è il papà. Ciao papà. Oddio. Ciao papone. Ciao papone, domani è la sua festa. Domani è la sua festa e me la sbaciucchio tutta. E a maggio è la mia. Già. Siamo passati dal Carrefour, come potete vedere, perché nonostante voi avrete già visto il video spesa, abbiamo dimenticato, come al solito, dei pezzi, tipo il parmigiano, e già che c'eravamo ne abbiamo approfittato, abbiamo preso anche altre cose, perché poi alla fine è sempre così, no? Bene, ora andiamo a casa. Papone se ne va e io sono tanto triste. Non c'ho voglia. Io sono triste perché è la prima volta che sto da sola e quindi sono tornata da poco dall'ospedale e me lo sono goduto poco il mio amore. Però vabbè. Tornerà presto stasera e poi così io mi abituo alla mia nuova routine da bismamma. Mentre baby Ale gioca nella sua sdraietta con tanto di singhiozzino antipatico, io vi volevo far vedere un secondo gli ultimi regalini e poi chiudo questo vlog perché sta diventando lunghissimo. Allora, questo ce lo manda Silvia, che è una nostra cara amica, ho due Silvie e un'altra Silvia ancora, non quella che avete visto nei vlog, e ci ha mandato questo simpatico pupazzetto versione cuscinetto per la bimba, per farla giocare. Adesso poi lo laverò e glielo darò, preso da Idexè. Poi, grazie mille Silvia, ma tanto la vedo la prossima settimana. Poi i cognati ci hanno regalato un bavaglino che adesso non trovo e queste chiavettine per quando avrà sui 3 mesi, insomma tra un pochettino. Sono troppo carine, io le adoro le chiavi, le aveva anche Federico quando era piccolo. Poi questo carion qua, non so se ve l'ho già fatto vedere, comunque me l'ha regalato la mia amica Alessandra,
si tira appunto, fa da carillon col pesciolino, poi lei dei pesci, quindi perfetto. E poi è arrivata anche questa tutina qua. Aspettate che... Salute amore! È arrivata questa tutina qua che adesso provvederò anche a lavare, tanto è più grande perché questa qui veste mi pare 6 mesi. Aspettate, o 3 o 6 mesi, non mi ricordo più. 3-6 mesi per l'appunto. Molto molto carina, tra l'altro ho il cappellino uguale. Ed è della Thun. Vedete, con l'angiolettino che va sull'altalena, sulla nuvoletta, molto molto bella, color panna sotto e questo rosa qui sopra, molto molto carina. E poi vediamo se ho altro da mostrarvi. Ho questo qui che me l'ha portato invece l'altra mia amica Silvia, forse ve l'ho già fatto vedere, però questo, il sonaglino, sì, ve l'ho fatto vedere. E poi invece la mia amica Giulia e il mio amico Paul, i nostri amici, ci hanno regalato questa tutina. Qua c'è anche il bigliettino, veramente molto molto carino, guardate che bello, ben arrivata piccolina, e poi c'è il loro messaggio all'interno. Aiuto, ok, con una mano non ce la posso fare. E poi qua c'è una tutina veramente carina, anche questa più grande, quindi l'andrò a sfruttare poi più avanti. E voilà, bellissima, con questi cuoricioni. Questa qua è in caldo cotone e veste 3 mesi, sì, 3 mesi, quindi la sfruttiamo più avanti, anche se a vederla mi sembra quasi più di 3 mesi, sinceramente, bella lunga, quindi penso la sfrutterò più avanti ancora, perché non lo so, proveremo, proveremo. E quindi questa è degli altri amici, risalute! Ok, voilà. Poi un'altra cosa che è arrivata della Fagottino, state, che con una mano è sempre molto semplice, sono questo set con, metti a fuoco, i 3 coniglietti e un corredino per culla, quindi culla o eventualmente navicella ovviamente, molto carino, anche questo provvederò oggi a lavarlo, e insieme questa tutina troppo troppo simpatica. Con Supergirl è arrivata, veramente veramente sfiziosa questa. Questa qua veste 6-9 mesi. E poi questa tutina qua con tanto di bavaglino abbinato, guardate che carino, molto molto fine. E questa ce l'ha regalata una collega di Ricky, Stefania, che saluto e ringrazio tantissimo perché è veramente stupenda, con questo collettino e questo fiocchettino che è qualcosa di tenerissimo. Quindi grazie a tutti per questi regali, amici, parenti, insomma, sono veramente senza parole, ho tantissime cosine. E vabbè, poi le altre cose le avete già viste, alcune ve le avevo anche già mostrate, spero di non essermi ripetuta. Qui c'è una bimba che sputacchia il ciucciotto. Ehi, sputacchi il ciucciotto! Sì! Adesso la prendo in braccio perché c'ha il singhiozzo e le sta venendo l'antipatia per questo singhiozzino, giustamente. Gno. Va bene, non lo vuoi. Adesso ti prendo in braccio, che so che è quello che vuoi tu, furbacchiona. Che sonno! Allora ragazze, piccolo aggiornamento prima di chiudere questo vlog. Ale sta dormendo, l'ho allattata, sono andata a prendere Federico e sono andata alla ricerca del primissimo regalo per Riccardo per la festa del papà. E mi ha un po' emozionato fargli questo regalino. Purtroppo non riesco a farvelo vedere in questo vlog perché è impacchettato, però ve lo dico, tanto questo video andrà online domani, che sarà appunto la festa del papà,
quindi oltre a questo regalino, insomma, gli farò trovare il vlog di Alessandra della nascita e tutto online, quindi sarà un'altra delle sorprese. E praticamente gli ho preso un braccialetto con una medaglietta con incisa un'alba, che sarebbe la nascita, praticamente simboleggia la nascita, con una frase dietro. Poi vi farò vedere, sicuramente in un prossimo vlog ve la farà vedere lui. E niente, stamattina appunto siamo andati, abbiamo fatto un po' di giri oggi è il primo giorno che esco con Alessandra. Sono contenta perché sono riuscita ad affrontare un po' di paure. Devo ammettere che da quando sono tornata dall'ospedale mi è presa un po' la paura di uscire, di non saper come gestire le cose, insomma mi è preso un attimino di panico. Però insomma, grazie anche a Riccardo, stamattina appunto avevamo la visita dal pediatra in ospedale per il controllo, e ho familiarizzato col passeggino, ho familiarizzato con Alessandra fuori di casa, nonostante io sia a casa da pochissimi giorni, quindi anche a casa, salute! Anche a casa mi sto abituando ai miei ritmi, perché appunto sono stata tanti giorni in ospedale per degli accertamenti che hanno preferito fare ad Alessandra. Niente di grave, però non sto a entrare nei dettagli, però insomma cose che veramente si sono risolte in pochissimi giorni, discorsi diciamo di maturazione del centro del respiro, ecco, quindi si è risolto tutto in maniera ottimale, quindi tutto ok. Però appunto sono stata tanti giorni in ospedale e quindi mi sono goduta poco anche Riccardo, mi sono goduta poco la mia quotidianità a casa, e quindi sto piano piano familiarizzando con tutto, con lei, perché è tutto nuovo insomma, e gestire anche due bimbi non sono abituata, quindi piano piano sto prendendo i miei ritmi e le mie abitudini. Detto ciò, io non vedo l'ora di dargli il regalino. Adesso stasera mi metterò anche a fare il bigliettino e gli scriverò un po' di cosine, perché non posso negare che il parto non è stato semplice. Farò un video, visto che me lo chiedete in tantissimi, vi rispondo adesso. Farò certamente un video per raccontarvi la mia esperienza, il mio parto, com'è andata. Magari può essere d'aiuto o può essere una curiosità per alcune di voi. E quindi sicuramente farò il video sul parto. E devo ammettere che Riccardo mi è stato tanto vicino. Quindi veramente questo regalo per la festa del papà se lo merita tutto, se lo merita tanto, e ho voglia proprio di renderlo felice, più di prima, nel senso che mi è stato vicino e come solo lui poteva fare, cioè veramente mi ha dato una forza, ragazze, che non potete immaginare, una forza a 360 gradi, non mi ha lasciato la mano un secondo. E la cosa ancora più bella è che sì, avevo la forza, l'ho trovata per poter vedere mia figlia, per conoscerla, la voglia di abbracciarla, sicuramente mi ha dato la forza più grande, però lui mi ha sostenuta veramente come ogni donna può vorrebbe essere sostenuta, insomma. Quindi sono stata fortunatissima, ma non entro troppo nel dettaglio perché appunto farò il video sul parto, quindi vi racconterò tutto lì. E niente ragazze, io finalmente chiudo questo vlog. Non sarà semplice per me mettere online questo vlog, perché sono ancora nella fase proteggo Alessandra dal mondo. Però anche Riccardo mi ha detto di lanciarmi, ho sempre condiviso tanto con voi e con le vere persone che mi vogliono bene. Siete le ziette di Alessandra, quindi so che sarete dolcissime, e quindi insomma mi lancio in questa nuova vita, tra virgolette, perché è una nuova sorta di inizio, no? Una nuova avventura con la mia cucciolotta, la mia principessa.
Io vi saluto con tanta emozione, vi mando un bacio. Grazie per aver visto questo vlog, per me magico e speciale, un vlog che terrò nel mio cuore per tutta la vita. Alla prossima!